Ciao amici, bentornati su Giugissima e spero che stiate tutti bene in questo periodo. Visto che molti di voi sono in sessione esami, ho deciso di condividere alcuni consigli e tecniche da attuare il giorno prima dell'esame, una sorta di routine per prepararsi meglio a questo evento un pochino stressante. Si tratta di alcuni passaggi che, almeno per quella che è la mia esperienza personale, sono molto utili per arrivare pronti all'esame sotto tutti i punti di vista. Il primo consiglio riguarda il riparo passo da fare il giorno prima dell'esame. C'è chi dice di non toccare libri il giorno prima di un esame, ma io in realtà ho sempre fatto un po' di ripasso, più o meno esteso. Di solito inizio la mattina presto, ripetendo gli argomenti sui quali mi sento meno sicura ed accertandomi di aver coperto tutto il programma con il mio metodo di studio delle settimane precedenti. Finito di rivedere quello che so meno, procedo con un ripasso generale per sommi capi di tutti gli argomenti oggetto dell'esame. Ciò non significa che ripeto tutto per filo e per segno e per esteso, significa solo che mi assicuro di avere chiari i blocchi di argomenti che sono oggetto dell'esame e di sapere bene dove ritrovarli nel mio cervello. È una sorta di risistemazione, cerco di mettere in ordine tutte le informazioni nel mio cervello per potervi accedere facilmente il giorno dell'esame. È un po' come avere una grande cassettiera dove i diversi argomenti per l'esame sono in vari cassetti. E bisogna sapere bene dove si trovano le diverse cose. Quindi il giorno prima dell'esame faccio un ripasso orientato a sistemare questa cassettiera del cervello. In questa fase riguardo anche le domande che mi ero preparata in precedenza per fare Active Recall, insieme ad eventuali esercizi e casi pratici. Se c'è qualche argomento sul quale sono confusa, che non mi ricordo bene, lo ripasso, lo rivedo, lo ripeto fino a quando anche quel cassettino del mio cervello è ordinato. E anche se dedico diverse ore al ripasso il giorno prima dell'esame, cerco sempre di concludere lo studio nel pomeriggio in modo da poter recuperare le energie per il giorno successivo. Io ho quasi sempre fatto un ripasso con uno, massimo due compagni di corso qualche giorno prima dell'esame, ma poi ho sempre scelto di fare il ripasso proprio il giorno prima dell'esame individualmente. Il secondo consiglio riguarda le questioni logistiche per sostenere l'esame. Se si tratta di un esame scritto orale da sostenere in presenza, mi assicuro di sapere esattamente dove e a che ora mi devo trovare per sostenere l'esame. Decido poi come recarmi sul luogo dell'esame, a che ora partire e pianifico il viaggio per arrivare in sede d'esame. Per me questo è stato molto importante durante gli anni dell'università perché facevo la pendolare, quindi non vivevo nella città in cui studiavo e dovevo sempre accertarmi di avere treni e mezzi pubblici ben pianificati per poter raggiungere il luogo dell'esame in tempo e senza stressarmi. Vi consiglio di pianificare bene i trasporti in modo di arrivare in anticipo all'esame. È meglio prendersi un caffè in un bar vicino, semplicemente fare due passi, ma non arrivare con l'angoscia di essere in ritardo. Se invece si tratta di un esame da sostenere online, mi accerto di sapere quale piattaforma devo utilizzare, come funziona e quali credenziali devo usare per avere accesso e così via. Di solito ci sono comunque documenti che illustrano la procedura da seguire per sostenere l'esame online. Il terzo consiglio riguarda l'attività fisica. Il giorno prima di un esame faccio sempre qualche tipo di attività fisica perché aiuta il mio cervello a funzionare meglio. Non si tratta mai di un allenamento super intenso perché non voglio rischiare di farmi male. Di solito faccio una power walk, Pilates oppure una sessione di yoga. Il quarto consiglio è quello di preparare tutto l'occorrente per il giorno dell'esame. Ciò include i vestiti che vogliamo metterci, la borsa con gli appunti, portafogli, snack ed eventuali documenti da presentare all'esame e così via. In questo modo non dovremo utilizzare o sprecare tempo al mattino, il giorno dell'esame, per mettere insieme tutto l'occorrente per la nostra missione del giorno, rischiando di arrivare in ritardo e di essere stressati. Per lo stesso motivo, la sera prima dell'esame mi faccio sempre un po' di self-care, mi lavo i capelli, sistemo le unghie, mi assicuro di essere presentabile, cosa che mi fa anche sentire bene con me stessa. Il quinto consiglio riguarda il cibo. In sessione esami dobbiamo mangiare a sufficienza ed in modo salutare, come in realtà dovremmo fare sempre. La mia esperienza personale mi ha mostrato che il modo in cui mangio, se mangio
mangio in modo salutare ha un impatto molto positivo sul funzionamento del mio cervello. Da un lato, infatti, solo perché la sessione estiva è vicina alla cosiddetta prova costume, non significa che in piena sessione esami si sia nel momento migliore per mettersi a fare una dieta, tanto più se una dieta drastica. Le diete, infatti, possono farci sentire più stanchi e spossati, cosa che non è l'ideale appena prima di un esame. Dall'altro lato, solo perché siamo in sessione esami, non siamo autorizzati a mangiare tutte le schifezze che ci passano a tiro. Questo non solo per una questione di linea, ma proprio per una questione di salute. Dobbiamo controllare la fame nervosa e molto spesso quella che ci viene durante la sessione esami, almeno questa era la mia esperienza, è fame nervosa. E non si placa tanto mangiando, ma dovrebbe essere attaccata un po' più alla base, quindi dobbiamo cercare di vincere la nostra ansia e il nostro stress e vedremo anche che poi la fame nervosa sparirà. In generale, la mia esperienza è che l'alimentazione è molto importante per mantenere un buon ritmo e rimanere in salute durante la sessione esami. Il sesto consiglio riguarda il controllo dell'ansia. Se prima di un esame ci facciamo prendere dall'ansia, rischiamo di vanificare i nostri sforzi e il nostro impegno. Avere un po' di apprensione prima dell'esame va bene in realtà, perché si tratta di un meccanismo che ci spinge a dare il massimo. Ma se l'apprensione si trasforma in ansia paralizzante, rischiamo di rimanere bloccati all'esame e di non riuscire a dare il massimo, di non riuscire a rendere per quello che abbiamo studiato. Per questo motivo, fin dai primi esami universitari, io ho sempre dedicato un po' di tempo il giorno prima dell'esame al controllo dell'ansia. Per farlo mi è servito molto fare attività fisica, soprattutto all'aria aperta, fare un po' di meditazione, anche solo per una decina di minuti, e cercare di liberare il cervello. Infatti, liberare la mente dai pensieri e allontanarsi un attimo dalla preoccupazione dell'esame ci aiuta a mettere l'esame in prospettiva e a sentire meno l'ansia che esso comporta. Anche parlare con qualcun altro può aiutarci a vincere un po' l'ansia per l'esame e a rimettere tutto in prospettiva. Vi lascio il link a due video che ho fatto un po' di tempo fa, uno sulla gestione dell'ansia e l'altro su come superare i fallimenti, dai quali credo che possiate trarre alcuni spunti per superare questi momenti difficili. Scegliete la tecnica di controllo dell'ansia che preferite, è una cosa molto soggettiva. L'importante è dedicare abbastanza tempo al controllo dell'ansia il giorno prima di un esame. Il settimo consiglio riguarda il relax e il riposo. Affinché il nostro cervello funzioni bene, è necessario dargli modo di riposare e recuperare le energie, e ciò significa anche dormire un minimo di 7 ore e mezza a notte. Una buona notte di sonno può aiutarci a dare il massimo il giorno del nostro esame, e il giorno prima dell'esame dobbiamo anche tenere presente che magari se siamo un po' agitati per l'esame non riusciremo ad addormentarci immediatamente, quindi può essere una buona idea andare a letto un po' prima rispetto alle 7 ore e mezza prima di quando suonerà la sveglia, perché dobbiamo tenere in conto il fatto che magari staremo un pochino nel letto a girarci e rigirarci prima di poterci addormentare. In questo anche l'alimentazione aiuta, magari non mangiare una cena troppo pesante il giorno prima dell'esame può aiutarci a riposare meglio, e anche le attività che svolgiamo prima di andare a dormire la sera prima dell'esame contano. Sarebbe meglio svolgere attività che ci aiutino a rilassarci e a distendere i nervi. Il principio generale che ispira la mia routine per il giorno prima dell'esame è quello che il giorno prima dell'esame non dovrebbe essere dedicato allo studio, ma dovrebbe essere dedicato al ripasso e alla preparazione per l'esame stesso. Nelle settimane precedenti l'esame occorre organizzare bene il proprio studio e avere un buon metodo che ci consenta di ricavarci quest'ultima giornata prima dell'esame, proprio per prepararci fisicamente e mentalmente alla nostra prova. Se volete saperne di più su come organizzarsi nelle settimane prima dell'esame, quindi come affrontare lo studio vero e proprio, vi lascio il link ad una playlist che contiene moltissimi video con consigli di studio. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi aiuti ad affrontare al meglio i vostri esami, la vostra sessione. Seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento, mettete mi piace. Vi auguro un grandissimo in bocca al lupo per i vostri esami, vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.